tu puoi orientare questa caratteristica di dominio del gioco? Puoi determinare? Io posso determinare, aiutare a migliorare i singoli giocatori che dopo messi tutti insieme, se si passano bene la palla, giochiamo meglio. Il secondo tempo sembra che abbiamo corso di più, invece abbiamo giocato meglio tecnicamente e quindi sembra che la squadra stia meglio fisicamente. Con l'Ajax, io ripeto, perché ho rivisto la partita, a parte non c'è bisogno perché... me la ricordo abbastanza subito appena esco dal campo, abbiamo subito 4 ripartenze, non abbiamo subito il gioco dell'Ajax, abbiamo subito 4 ripartenze che hanno fatto sì che l'Ajax a Torino avesse fatto una partita straordinaria, cosa che invece ha fatto laggiù. È normale che la prima ripartenza sbaglia una palla a Pjanic, la seconda sbaglia una De Ciglia, la terza sbaglia una non mi ricordo chi, e loro sono bravi a campo aperto, come stasera dopo l'1-1, una volta Emre gli dà la palla a Ronaldo invece di aprirla e Ronaldo va a chiudere, un'altra volta Pjanic, un'altra volta ancora Pjanic ancora. È normale, quelle palline non le hai sbagliate, sono scelte di passaggio che non devi assolutamente sbagliare, quindi su questo bisogna lavorare. Poi è normale che in campo più giocatori hai di qualità e più è facile passarsi la palla, più riusciamo a trovare le traiettorie di passaggio, e quindi poi magari perdere un pochino in solidità di squadra, però la squadra direi va verso quella direzione. E poi quest'anno, ripeto, ho avuto anche a disposizione poche volte Douglas Costa, che è un giocatore che ha una qualità straordinaria. Quadrato stesso è stato fuori 3 mesi, Paolo Dybala lo stesso, ha fatto una prima parte bene, poi la seconda parte ha avuto un pochino più di difficoltà. Spinazzola comunque è un giocatore che è importante, è un giocatore che ha tecnica, poi dipende da partita a partita. Partire a settembre, a luglio, quando partiamo con un'idea e con, poi durante la stagione c'è, cioè, quello che sta meglio, quello che sta peggio. Stasera Spinazzola ha fatto un bel secondo tempo, ma dopo l'Atletico Madrid, giustamente voi non lo sapete, ma era in giro per la continassa e non sapeva se doveva tirare di destra o di sinistro. Stasera ha ricominciato a muovere le gambe giuste e ha fatto una bella partita, perché comunque non è abituato a giocare certe partite di Champions. Poi c'è momenti in cui Cuadrado sta bene e sta dentro, momenti in cui sta fuori, c'è momenti in cui Cancelo, sono momenti della stagione, è lì che devo valutare chi manda in campo, perché in campo devo andare a quelli che mi garantiscano una certa prestazione. E c'è dei momenti, e non mi faccio assolutamente vergogna, che io fui criticato il primo anno al Milan, quando in 2 mesi misi 3 mediani. I 3 mediani però mi hanno fatto vincere lo scudetto. Gattuso, Ambrosini, Flamini. Hai capito? Tutti, hai capito? Se giocare bene a calcio è molto semplice. Però tra giocare bene e vincere ci passa una roba sottile che sembra sottile, ma non è sottile. E quindi se vuoi giocare bene non c'è problemi, metto due terzini che fanno le ali, centrocampisti tutti di qualità, poi però dopo alla fine la traccia arriva, come sei arrivato? Secondo, terzo, quarto, quello è un problema. Ma sai benissimo, vi spiego, ora non è che ora non spiego perché io non sono in grado di spiegare, però sento voi che spiegate, allora io parlo, va bene, fa l'allenatore, non è mettere a tavolino e fare gli schemi tattici. Infatti c'è un problema in Italia, che stanno diventando tutti teorici. E questo è un problema, io l'ho detto. Massimiliano, ma anche tu sei un teorico, Massimiliano, io sono un teorico. No, sì, Massimiliano, i tuoi giocatori sono pratici. Tu sei un teorico, Max. Max, io sono un pratico. Cosa c'entra mettere le ali, vincere? Tu lo sai benissimo che adesso rivendichi uno spazio, ma non dici cose serie, sensate, io dico serie e pensate. Siete voi che siete voi teorici, perché anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sai niente. Libri? Non ho mai fatto l'allenatore, ma che leggi libri? Ma cosa hai provato? Ma sei lì dietro e non sai niente, perché fa l'allenatore, Massimiliano, te lo dico io, ora parlo io e stai zitto. Aspetta un attimo, perché parli con un allenatore che ha vinto 6 scudetti. Ma stai zitto, lo dice tuo fratello. Ora parlo io. Stavate esprimendo la grande senza che sia una cosa. Allora ripartiamo con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con noi del basket, facciamo un passo indietro. Torniamo alle teorie del basket. Come mai LeBron James non è andato in playoff? Ora parlo, visto che grandi giocatori vanno in playoff. Cosa fai? Dai, come l'anno scorso. No, scusami. E tanto finisce così, esattamente come un anno fa. Era